In televisione si deve combattere ogni forma di fanatismo. Noi approviamo il vostro lavoro eccezionale, eccellente, con la tristezza che tra l'altro deve contraddistinguere l'arrivo ormai allo striscione del traguardo. Sì, perché siamo quasi alla fine. Quasi alla fine di questo comunque trionfale viaggio all'interno delle mitiche pagine del vostro scrittico Zari. Sei soddisfatto? Abbastanza non c'è male, Mauro, perché deve dire... abbastanza non c'è male. Hai venduto tantissimo. Hai venduto tantissimo, forse anche al di là. Sì. Sì, questo è un successo che va veramente al di là delle possibilità, delle aspettative di ognuno di noi. Cioè, ne andiamo così. Io ho continuato a sfogliarlo alla ricerca di curiosità, sfuggitemi, e devo dire che ne ho trovata una che dobbiamo assolutamente sottolineare a pagina... 11. Ebbè, tu prima dell'ultima puntata mi devi dire come... Tu proprio mi leggi nel pensiero. Per forza, no? Mauro, per forza. Legge perché non ritiene di ritenere tutta memoria, perciò legge. Quello è. La curiosità di cui sopra è la voce, la tua dizione perfetta, dicevo, la tua voce prestata ad attori di fama internazionale e anche di grande risonanza a livello nazionale, come... vediamo un po', James Dean. Montgomery Cliff, Alvaro Vitali, Tom Hanks, Obermicio, John Travolta, Thomas Milian, Gary Cooper, sì signor, tanti e tanti di Paolo Panelli, tanti e tanti di Hollywood, Ivan Cliff, sì signore, tutto a Hollywood praticamente abbiamo doppiato. Curioso che si ricordi lo scippo. Strano. Veramente mi colpisce. Non ricordo manco uno. Sai, il nostro futuro, il futuro immediato è nelle mani di Piero Scamarra. Ho già capito. No. Guardate. Non cede di una virgola, Scippatore, consigli per il capitolo. Piero, potresti raccontare della tua storia con i Red Hot Chili Peppers? Che tra l'altro rispondono al mio gruppo preferito. Questo racconto è? Una bomba. No, ragazzi, non mi potete fare sempre questo tranello, dai. Oddio! Chi è? 14ª edizione. Madonna, non l'avevamo detto. È veramente un record. Titolo del capitolo, davvero. Questa veramente la penultima volta, Bravo, allora, già qui siamo pronti per la prossima settimana. Dai. Vabbè, il titolo praticamente è Piero Scamarcio, 2 punti. Blood, sangue. Sugar, sughero. Sex, sesso, magico. Ma traduzione perfetta. Una lezione di... John Wesley Muller quando faceva Tarzan. Eri piccolino tu. Sì, era piccolo, però c'era un gioco su. Beh, chiaro, non è che... Legge, Dai. Stava ad aspettare l'autobus insieme con i Portishead. Hai detto chi stava ad aspettare? Ho detto... Mauro, sempre io sta ad aspettare, scusa. L'italiano, per favore, veramente dalla prima puntata non accoppia. Ci casco sempre. E se è proprio una tragedia. Diciamocela tutta. Gentilmente, vorrei un minimo di attenzione in più per questo capitolo, perché ho preso a prestito il metodo letterario di Roberto Basler. Tu hai senz'altro presente la sua linea editoriale tracciata attraverso i suoi romanzi. La linea di Roberto, ma tu scherzi, ci tengo da morire. Penso che proprio ieri, perché ne aveva bisogno, l'ho fatta ridipingere. Alla linea editoriale? Allora, tu la ritrova appositivamente qua sopra, la linea editoriale, insieme al secchio del Ducotone. Che poi mi farai la gentilezza di prestarmi, perché devo fare un ritocchino al piede. Ma volentieri, ma stai scherzando? Ti ringrazio. Posso andare? Fai. Aspetta un attimo. Adriano! Sylvester Stallone ho doppiato. Posso andare gentilmente? Vai, scusaci. Stava ad aspettare l'autobus insieme con i Portishead quando sente squillare un telefono. Drin! Io mi giravo attorno e sentiva sempre drin! E facevo, madonna, strano che squilli il telefono in mezzo alla strada. Piero, di strano che cosa c'era? Che nessuno aveva un cellulare intorno a te? Non c'era un cellulare? Non c'era un cellulare nel raggio di chilometri e chilometri. E il telefono che squillava di chi era? Era dalla signora che abitava sopra la fermata dell'autobus, capito? Questo telefono squillava drin! A un certo punto la signora va a rispondere al telefono, giustamente fa pronto? Fa la signora, no? Signora, si sente dalla cornetta, noi da giù sentiamo questa cosa. Da giù? Sì, signora, e tenevo il megafono alla cornetta, quella.
Sono Flea dei Red Hot Chili Peppers. Signor, gentilmente, mi può fare una gentilezza? La signora fa, ma scherzo, per curto, la faccio sempre a chiunque mi telefona. Se mi può chiamare al telefono Piera Scamarcio, che sta giù alla fermata dell'autobus ad aspettare l'autobus. Che, tra l'altro, stava arrivando l'autobus, brava. Insomma, la signora esce alla finestra, fa... Chi è Piero Scamarcio di voi? Noi stavamo sotto, allora faccio io. Signore, sono io, che c'è? Ha fatto, Scamarcio, sta Flea dei Red Hot Chili Peppers che ci vuol parlare con te. Io chiaramente spaventai, e allora che cosa fece? Prende una corsa e sale sopra la casa della signora. Ci prende la cornetta da mano e faccio, Flea? Perché stava al telefono. Che c'è, mi vuole parlare? E guardava la finestra, ancora arrivava l'autobus. Certo. A un certo punto vede proprio la linea dell'autobus, quella cosa, in lontananza. Allora fa, ma nonna Flea, sta arrivando l'autobus, chiamimi sopra al cellulare dell'autista del mezzo. Una serie di pratiche, insomma, normali. Normalissime. Routine. Brava, brava, routine. Rintintin. Sì, non sapeva mai Ergo. Hai doppiato il ragazzino? No, no, proprio il cane. Veramente? Aveva la regita, ho doppiato io. Ah, il cane. Insomma, la signora mi voleva offrire un rosolio, io faccio no, signora. Ma che rosolio, perdi il pullman. Brava, l'autobus. Signor, perdi il pullman, insomma, scende di corso le scale, arriva davanti alla fermata dell'autobus, chi arriva? Chi arriva? L'autobus. Chi arriva? Io pensavo una persona. Mauro, beh, sale sopra l'autobus trapelato. Trapelato. Praticamente, chi ti trovo sopra l'autobus? Chi ti trovo sopra l'autobus? Chi? No, domanda, chi ti trovo sopra l'autobus? Chi lo deve dire? Io lo deve dire. Chi ma perché non lo chiede a me? È così, per raccontare, per fare il racconto. Praticamente. Ti devo... Chi trovo? Trovo un signore in divisa, con tanto di cappello, con una strana macchinetta in mano, che mi guarda e fa, giovane... Ha obliterato? Il controllore. Non era il controllore. Mauro, chi era era? Tu lo sai che a me certe parole... Capito? Non fa tempo a dire lei ha obliterato, non fa tempo a dire errato che ci avevo già dato un tuzzo e lo avevo spalmato sopra il pavimento. Allora mi arreca puntualmente verso l'autista. Chiaramente l'autista per mi vede fa, gentilmente, lei è il signor Scamarcio? L'autista. Brava. Sta Flea dei Red Hot Chili Peppers che vuol parlare con lei. Veramente aveva chiamato il telefono dell'autista? No. Il numero chi gliel'aveva dato? Come chi gliel'aveva dato? Gliel'aveva dato la signora che abitava sopra la fermata dell'autobus. Questa si era proprio organizzata, sì, il servizio telefono fermata pure. È normale, dai, ma non esageriamo. Pensavo che era solo da noi, invece anche dalle No, pure dalle nostre parti. Insomma, faccio io al telefonino, faccio, Flea, cos'è successo? Mm. Ho fatto, no, Piero, fa Flea dall'altra parte, sto con i Red Hot Chili Peppers, sto a casa di Gianfranco Piacentini. C'è il Playboy romano. Il Playboxer romano. Il Playboy romano. Il Playboxer romano. Allora, faccio io. E voi che cosa state a fare? No, fa Flea. Piero, stiamo a giocare a Paroliamo con Luciano Rispoli e Lola Palana, che non ha cocchi due parole. Le risate. Insieme le risate. E tu, Piero, cosa stai dove stai andando sopra l'autobus? Faccio io, lasciami perdere, Flea, che sono cose veramente dell'altro mondo. Sto andando all'Amgas, alla zona industriale, per farmi fare l'attacco a casa mia. Mentre ci stava a dire un fatto quotidiano, in quel frantunque, si gira l'autista e fa, scusa, tu devi andare alla zona industriale. Piero, ma quest'autobus non giunge alla zona industriale. Mauro, proprio... No, abbiamo capito tutto, avevi sbagliato linea. Aveva sbagliato linea. E io, perché la signora, la cosa, avanti l'autobus, prendi il primo autobus che ti capita... Nella fretta? Aveva sbagliato... Madonna, ma... Somiglia da morire a Yoko Ono. Toshiro Mifune, mi ricordo, per la lingua fui chiamato io. Perché tu doppiassi in lingua originale? No, no, cioè, avevo avuto una paresi, l'italiano mi veniva più là, quella cosa. Scusa, tu c'hai la macchina? Per fare che? Sì, puoi accompagnare tu alla zona industriale? Ti accompagniamo giù dal garage. Che c'entra? Ce l'ho parcheggiato. No, siccome l'autista, quello non poteva andare alla zona industriale, allora io mi sono messo a dire, scusa, dai, per piacere, Nino, che si chiamava Nino, accompagnimi personalmente alla zona industriale. No, Piero, non posso, ci abbiamo le linee, proprio obbligato. Mentre stavamo a fare questa discussione, chi sale sopra l'autobus? Cioè, mentre lui decide di fare il suo tragitto. Sì, che non voleva accompagnarmi alla zona industriale. Chi sale sopra l'autobus? Lo devi dire tu? E chi lo deve dire? Tu lo devi dire. Chi sale sull'autobus? Quattro terroristi palestinesi. Quattro terroristi palestinesi armati di mitra fino ai denti, guarda.
faccia, sì, proprio, sì. Mamma mia, non me ne parlare, mia, insomma. Mamma mia, che volevano? E niente, quelli dopo la liberazione della striscia di Gaza, sì, volevano la liberalizzazione della striscia di coca. Armi in pugno? Una... Sì, signore, armi in pugno, tant'è che a un certo punto, mentre ha puntato sopra la capa dell'autista, fa, ehi tu, dirigiti subito verso l'aeroporto, fanno l'autista. Sì, i terroristi, fammi capire, i palestinisti col mitra puntato all'autista, fanno, dirigiti subito verso l'aeroporto, sì, signore, arrabbiato. E lui? L'autista, e l'autista gli viene un attimo di coraggio, fa, d'accordo. Un eroe, d'accordo. Allora, in quel frattempo, vede che l'autista praticamente aveva detto, d'accordo, ti accompagno, faccio io, scusate, palestinesi, gentilmente, non è cosa, sposti il mitra dalla capa di quello, faccio io all'autista, scusa, cioè, un attimo fa ti aveva chiesto io di accompagnarmi alla zona industriale e hai detto di no. Cioè adesso è venuto un palestinese qualsiasi col mitra e tu lo accompagni all'aeroporto. Allora sei un uomo di niente. Gli hai detto. Allora sei un uomo di niente. Quello guardava spaventato, capito, dalla parte mia. Allora ho fatto. Cioè, ma... quello, solo perché gli aveva puntato l'arma sulla testa, ha detto sì a te. Uomo di niente. Allora faccio, ma m'accompagni alla zona industriale. Bravo. Poi accompagni i palestinesi a dove vuoi. Bravo. A dove vuoi, attenzione. Attenzione. Attento. Oh, alla zona industriale. Quello è successo, praticamente. E che ha fatto questo, l'accompagnare? Si fece per forza io col consenso dei palestinesi. Infatti scese alla zona industriale, chi ti trovo? Quelli lì del gruppo brava, i Flea e i Red Hot Chili Peppers, praticamente da lì, dalla zona industriale, partimmo per il tour internazionale. Ma è finito. E i terroristi, l'autista, che fine hanno fatto? Che mi interessa a me? Sono ancora lo... Ma sei un insensibile. Che mi interessa? Ma se doveva andare alla zona industriale... Andiamo, pubblicità, meno male che non lo fate... Non doveva andare alla zona industriale. Non sai se è morto, è vivo, l'ha sparato. Mi interessa, se avevo da fare i fatti...